Bene, dopo aver visto tutto sommato abbastanza in dettaglio la origine del concetto di relatività in Galileo e in Einstein, la cinematica relativistica, la dinamica relativistica, oggi facciamo una lezione che secondo me è la chiave di volta, che contiene sia il motivo per il quale siamo arrivati alla relatività, sia di rimando l'interpretazione che la relatività dà al problema che l'ha vista nascere, cioè l'elettrodinamica. Grazie. Vi ricordo che abbiamo già visto che la fisica classica, cioè quella di Newton e Galileo, tra l'altro classico significa che non andrà mai fuori moda. Poi la si usa anche adesso, però l'attività è un'espansione, è un aggiornamento, se vogliamo dire così. Se noi facessimo una spremuta di fisica classica, quello che otterremmo è il principio di relatività. Nella sua formulazione galileiana. Cioè, se ho due sistemi di riferimento, chiamiamoli S, e S', dove S' per esempio è in moto rettilineo uniforme rispetto ad S, quindi si tratta di sistemi inerziali, dove vale il principio di inerzia, allora osserveremo che le forze che misuriamo in S e le forze che misuriamo in S' sono identicamente uguali. Di conseguenza non riesco a mettere in risalto il moto assoluto, ma solo relativo, cioè essendo identiche le forze, e visto che tutta la fisica è basata sull'interazione tra corpi, cioè sulle forze, okay? Le leggi della fisica sono le stesse. In tutti i sistemi inerziali. Abbiamo visto in particolare l'esempio del sasso che cade sotto l'effetto della forza peso, ha un moto uniformemente accelerato, se lo guardo in S. Se lo guardo in S prima, cosa vedo? Beh, vedo il sasso che oltre ad avere la componente verticale della velocità, ha una componente orizzontale e quindi segue una parabola, però la forza peso è esattamente la stessa. Quindi i due moti sono uno un caso particolare dell'altro e viceversa. Per cui non riesco a distinguere, a dire qui c'è qualcosa che non dovrebbe succedere, quindi il mio sistema è un sistema particolare. Questo è il senso. Ok? Quindi non posso costruire un esperimento che mi dica se sono in moto o no, o che distingua il sistema di riferimento entrambi inerziali. Ma c'è un grosso ma. Consideriamo un sistema molto semplice. Un esempio semplice. Un filo carico. Carica positiva e una carica fuori del filo, a distanza R dal filo stesso. Il filo ha una carica Q, se è un filo infinito, trascuriamo l'effetto ai bordi, supponiamo che su un tratto L ci sia una carica Q, quindi la densità di carica lambda, che è carica diviso lunghezza, essendo carico positivamente, il nostro filo produce un campo elettrico che sulla carica ha un effetto repulsivo e quindi Q è soggetto a una forza elettrica che misura carica per campo. Ok? Quanto vale il campo? Beh, abbiamo già visto che il campo, usando per esempio il teorema di Gauss, il campo di una distribuzione
lineare, quindi lungo un filo infinito di carica, vale la densità di carica lineare, lambda, quindi quanti coulomb al metro, diviso 2 pi greco epsilon 0 r. Quindi la forza con cui viene respinta la carica Q piccolo vale Q piccolo lambda 2 pi greco epsilon 0 r. Nessun problema. E non c'è altro. Questo trascuriamo il peso, d'accordo. Che succede se questo sia il pavimento, salgo su un carrello che si sposta verso sinistra con la velocità B e dal carrello, il mio carrello, è il sistema S'. Osservo quello che osserva S, quindi nel sistema S' cosa vedo? Beh, vedo il filo di prima, sempre con la carica positiva, che però stavolta si sposta verso destra con velocità V. E la carica di prima, Q, che adesso si sposta verso destra anch'essa con velocità V. E la distanza rimane R. Ok? In questo sistema, in S'. Che cosa trovo? Beh, qui c'è un filo carico, una carica. Quindi trovo di nuovo il campo elettrico che ha la stessa espressione di prima. Sarà la lambda diviso 2 pi greco epsilon 0 r. E quindi produce una forza, fatemela disegnare in verde come prima, repulsiva, che è la forza elettrica. F'. Ma se prendete un punto qualsiasi, questo punto P, in questo punto del filo. Questo filo in un tempo delta T è attraversato da una carica delta Q, che è quella che si trova all'interno di un tratto che è V delta T. Nel tempo delta T questo pezzo di filo passa attraverso T. Quindi la carica contenuta è lambda V delta T. Quindi un filo carico che si muove, la faccio breve, produce una corrente, qui c'è corrente elettrica. E la misura della corrente elettrica è la quantità di carica che attraversa la sezione del filo diviso il tempo che impiega per attraversarlo. Nel nostro caso sarà lambda V delta T diviso delta T, quindi la densità di carica per la velocità con cui si sposta il filo. Ma se ho corrente, ho anche un campo magnetico in V'. Quanto vale? Beh, un campo magnetico prodotto da una corrente che si muove lungo un filo rettilineo, corrente uniforme, vale, abbiamo visto, mi zero, permeabilità magnetica nel vuoto, se siamo nel vuoto, diviso 2 pi greco, la corrente I diviso R. Legge di Ampere, mi ricordo male. Okay? Quindi, oltre alla forza elettrica, c'è anche la forza di tipo magnetico, chiamiamola Fm, che vale carica, velocità della carica, campo magnetico, chiamiamola tutti V', visto che siamo in S'. Quindi, ho QV I2π greco R, qui c'ho un mi zero. Ma attenzione, il campo magnetico com'è orientato? Beh, regola della mano destra, se metto il pollice lungo la corrente, qui ho un campo, fatemelo disegnare in blu, uscente, viene verso fuori. La corrente va verso destra, le dita sono a uscire dalla lavagna. Quindi se faccio V vettor B, okay, ho una forza magnetica, la disegno in viola, verso il basso. Fm, in questo caso è attraverso il basso. Quindi la forza totale, la forza risultante nel sistema S' sarà Q lambda 2 pi greco epsilon 0 r, che è quella che avevo anche prima, ma questa devo togliere. QV I mi 0 2 pi greco r.
Questa è la forza che misuro in esse. Quindi la forza misurata nel sistema S è decisamente più intensa di quella misurata nel sistema S prima. Le due non sono uguali. Questo viola il principio di relatività di Galilei. Quindi ho un esperimento molto semplice che distingue un sistema fermo da un sistema in moto. Rivelo il moto assoluto. Questo contraddice il principio della relatività galileiana. La relatività ristretta nasce proprio per superare questo impasse, questo apparente paradosso, questo, come dire, questo scontro tra la fisica dell'epoca di Newton e Galilei e la sintesi operata da Maxwell, quindi i fenomeni elettrodinamici. Se ci muoviamo nell'ambito della relatività invece di Einstein, se usiamo le trasformazioni di Lorentz, cioè se ci muoviamo nella relatività ristretta, fatemi scrivere decentemente. Ristretta significa che si limita a considerare sistemi di riferimento inerziali. Allora, che cosa otteniamo? Beh, la relazione che lega i due sistemi di riferimento S ed S', entrambi inerziali, in moto relativo uniforme l'uno rispetto all'altro, cioè le trasformazioni di Lorentz, che sono una generalizzazione di quelle di Galileo, come abbiamo visto, conducono alle seguenti conclusioni. Prima di tutto abbiamo, non voglio scrivere le equazioni in dettaglio perché non mi servono, abbiamo il fatto che le lunghezze perpendicolarmente alla direzione del moto rimangono invariate. Tutte le lunghezze perpendicolari al moto hanno la stessa misura in tutti e due i sistemi di riferimento, mentre parallelamente al moto subiscono una contrazione di un fattore 1 su gamma. Qui abbiamo S', qui abbiamo S. Ok? I tempi si dilatano, delta t misurato nel sistema S', cioè la durata di un fenomeno misurato in S' e quello misurato in S, hanno durate diverse. Poi, ed è quello che ci interessa qui adesso, non è un problema ricavarlo in generale, dal punto di vista matematico non è difficile, ma algebricamente è un po' complicato e lungo. Diciamo che c'è una situazione che è quella che ci interessa, in cui valgono anche queste condizioni, cioè come si comportano, cioè che effetto hanno le trasformazioni di Lorentz sulle forze. Assomigliano un po' con le lunghezze, cioè le forze nel sistema S', parallelamente al moto, rimangono invariate, posto che la forza, io la intendo come la rapidità con cui cambia la quantità di moto rispetto al tempo. Ovviamente. Mentre perpendicolarmente al moto hanno un fattore 1 su gamma. Ok? Attenzione, queste leggi di trasformazione sono semplificate per il caso che ci interessa. Quindi, come possiamo andare ad analizzare adesso lo stesso processo di prima, ma visto alla luce delle trasformazioni di Lorentz? Beh, torniamo al nostro sistema S'. Qui abbiamo il nostro filo,
carico che si sposta verso destra con velocità V, poi abbiamo la carica Q che va verso destra anche questa con velocità V. Ok, in esse la densità di carica, lambda, uguale carica diviso lunghezza. Quindi se prendo un pezzo di filo lungo L, qui dentro trovo una quantità di carica Q che vale lambda per L. Ma in S' avrò una densità di carica lambda primo che non è la stessa di S, perché in quel pezzettino, se io lo tagliassi idealmente, avrei la stessa carica Q. Ma questo sarebbe lungo L', perché nella direzione del moto la lunghezza si contrae, d'accordo? E questa grandezza è legata a L dal fattore 1 su gamma. Quindi tecnicamente questo, la lambda primo, l'intensità di carica nel filo carico nel sistema dove questo si muove, è gamma volte lambda. La densità aumenta perché il filo si accorcia. C'è un problema, no? Andiamo a vedere nel nostro S', quindi sempre in S'. Anzi, scusatemi, facciamo un passo indietro, ancora più semplice. In S, dove carica e filo sono fermi, la forza vale la carica Q per la densità di carica lambda calcolata in S diviso 2 pi greco epsilon 0 R, nessun problema. La calcoliamo come prima. Ok? In S, ed è una forza, questa è una forza di, perpendicolare alla linea di moto perché va verso il filo. Ok? È una forza, vi ricordate come era orientata, la forza elettrostatica. La freccia verde, eccola qui, è orientata perpendicolarmente al moto orizzontale. Ecco, in S' che cosa dovrei misurare? F' quanto vale? Beh, vale, abbiamo appena visto, 1 su gamma volte F, cioè 1 su gamma Q lambda 2 pi greco epsilon 0 r. Ma è opportuno, se vogliamo calcolarla in S', usare tutte grandezze di S'. Ora, R' è identico a R perché la distanza perpendicolare al moto rimane invariata, ma lambda no. Lambda, abbiamo appena visto prima che lambda primo è lambda gamma volte lambda, quindi lambda primo è 1 su gamma volte lambda primo. Faccio la trasformazione inversa. Quindi in F' posso esprimere la forza che agisce sulla mia carica come 1 su gamma Q, 1 di nuovo su gamma lambda primo, 2 pi greco epsilon 0 R. Ho due volte 1 su gamma, mi risulta 1 su gamma quadro. Q lambda primo 2 pi greco epsilon 0 r. Ma vi ricordo che gamma vale 1 su radice quadrata di 1 meno v quadro su c quadro. Quindi 1 su gamma quadro vale 1 meno v quadro su c quadro. Andiamo a esplicitare F', cioè la forza misurata nel sistema S'. scusate la voce, ma 1 meno v quadro su c quadro, di nuovo Q lambda primo 2 pi greco epsilon 0 r. Togliamo le parentesi. Q lambda primo 2 pi greco epsilon 0 r meno v quadro su c quadro, di nuovo Q lambda primo 2 pi greco epsilon 0 r. Questa è la forza elettrica. Come la calcoleremmo se il nostro filo fosse fermo, dovuto puramente al campo elettrico. È identica a prima, calcolata per un sistema S'. Il personaggio nuovo è questo. Attenzione,
Abbiamo visto prima che possiamo esprimere la corrente come lambda volte la velocità con cui si muove il filo. Quindi nel sistema S' questo sarà una corrente calcolata in S'. Per cui questo termine, fatemelo scrivere qua sotto, V quadro su C quadro, Q lambda primo 2 pi greco epsilon 0 R, posso scriverlo usando questo, non dico trucco, ma insomma questo accorgimento algebrico, V lo scrivo due volte. Adesso il termine V lambda primo è la corrente. Quindi questo termine posso scriverlo come V su C quadro QI primo 2 pi greco epsilon 0 R. Altro accorgimento. Quando abbiamo studiato le onde elettromagnetiche, abbiamo visto che la velocità della luce al quadrato è esprimibile come 1 su epsilon 0 di 0. O se preferite, C è radice quadrata di 1 su epsilon 0 di 0. Quindi C quadro epsilon 0 vale 1 su 0. Di conseguenza, questo termine posso scriverlo come VQI' 2π greco C al quadrato epsilon 0 vale 1 su 0. E quindi la nostra forza, fatemi continuare qui, il nostro nuovo termine che appare per effetto della trasformazione di Lorentz, posso scriverlo come VQI' I primo mi 0 2 pi greco R. Non ditemi che non riconoscete questo termine. Questo termine, come lo chiamiamo? Non se ne accorge nessuno. Questo è il campo magnetico. Questa è la forza di Lorentz. Di conseguenza, che cosa abbiamo potuto vedere? La forza che abbiamo calcolato nel sistema S' è data dalla forza elettrica meno la forza magnetica. Il termine nuovo è la forza magnetica, cioè QVB. Ma questo cosa ci permette di dire? Com'è nato il campo magnetico? Il campo magnetico è solo un modo di dire. Se mi concedete questa fase provocatoria, il campo magnetico non esiste. È solo un modo di dire, è una comunità. Perché ho un sistema S in cui ho un solo campo elettrico. Ho il filo fermo, la carica ferma, i due interagiscono con la forza elettrostatica. Nessun problema. Se cambio sistema di riferimento, vado in S' di moto relativo uniforme rispetto al primo, il campo elettrico dà luogo a un altro campo elettrico e a un campo magnetico. Quindi i due non sono altro che l'effetto relativistico, grazie alla trasformazione di Lorentz, del campo elettrico. È come se io dicessi: quell'oggetto, se sta lì, è una sedia. Se lo metto su un treno in viaggio, penso verso Trieste, lo chiamo divano. Ma è esattamente la stessa cosa. Il campo magnetico non è altro che un effetto relativistico del campo elettrico.
campo magnetico nasce perché lo spazio e il tempo si trasformano in un determinato modo che è regolato da altre funzioni di Lorentz. Per questo è ovvio a questo punto, col seno di poi, è ovvio che il campo elettrico e magnetico sono parte della stessa cosa. È ovvio, concedetemi questo termine, ovvio non è per niente, ma è un grosso risultato, ma questo è abbastanza evidente che Maxwell ha trovato che il campo elettrico e magnetico sono uno associato all'altro sempre e comunque, perché non sono altro che la stessa cosa. Quindi l'insorgenza di una parte magnetica dell'interazione elettrodinamica non è altro che un effetto relativistico. E quindi qual è uno dei vantaggi di questo? Recuperiamo l'invarianza delle leggi della fisica. Perché? Perché la forza magnetica che prima ci disturbava così tanto tra un sistema e l'altro, adesso è un effetto naturale del passare da un sistema all'altro. Nei due sistemi le forze sono identiche. Perché sono identiche? Perché non si trasformano usando le leggi di Galileo, che vanno bene se le velocità sono piccole. Si trasforma con le leggi che ha trovato Lorentz, il quale le ha trovate proprio apposta. Cioè si è chiesto, ok, io ho le equazioni di Maxwell, che valgono un certo sistema di riferimento, che non valgono più se passo da un sistema di riferimento a un altro inerziale usando Galilei. Quali trasformazioni mi renderebbero le equazioni di Maxwell identiche, nella stessa forma in un sistema e in un altro? Insomma, era molto abile matematicamente, ha trovato le trasformazioni che si chiamano come col suo nome, perché le ha trovate lui prima di Einstein. Ma non è, ne ha fatto un uso, tra virgolette, limitato, non le ha approfondite. Quindi quello che noi chiamiamo interazione magnetica, attenzione, non è altro che un effetto relativistico sul campo elettrico. Quindi questo chiude il discorso, perché l'elettromagnetismo mette in crisi la meccanica classica in quanto non è invariante per Galileo. Perché cosa sarebbe invariante? È invariante per le trasformazioni di Lorentz che includono quelle di Galilei. Quindi ne sono la naturale, se posso dire così, generalizzazione. E quindi comportano una conoscenza più approfondita. Cioè non che la fisica di Galilei di Newton sia da buttare via, anzi, va più che bene, ma porta con sé dei paradossi, dei problemi che sono superabili solo se uno prende un altro punto di vista, cioè se generalizza quel discorso. E quindi tutto sommato Galilei aveva ragione suo malgrado, cioè è vero che le leggi della fisica sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento, a patto che i sistemi di riferimento diversi si colleghino in un determinato modo. Quale modo? Quello per il quale la velocità della luce è un'invariante. Cioè, mi sembra che era in uno scritto del 52, Einstein dice, scrive a un convegno tenuto negli Stati Uniti, dove si commemoravano un anniversario di Michelson, dell'esperimentatore dei due Michelson Memorial. E manda una comunicazione al convegno e dice: io sono venuto a conoscenza dell'esperimento di Michelson Memorial molto dopo, grazie a Lorentz, dopo l'attività. Lo stavo sviluppando con l'idea che quello che muove le cariche, che siano ferme o no, è essenzialmente la forza elettrica. Ok? Cioè, ha avuto questa intuizione incredibile in cui l'interazione magnetica era, tra virgolette, un effetto collaterale, che in realtà la vera forza profonda che agiva là dentro era forza di tipo elettrico, proprio legata al fatto che in alcuni sistemi di riferimento il magnetismo c'è, in altri no, come abbiamo visto nell'esempio di prima. Ci sono domande? È tutto chiaro?
questa parte che secondo me è la chiave, perché col senno di poi dimostra come aspetti molto di qual è la ragione profonda per cui, per esempio, magnetismo e elettricità sono la stessa cosa. Perché uno dalle equazioni di Maxwell può intuirlo, però matematicamente sono piuttosto complicati, non è così immediato. Okay, mentre qui lo vedi, il magnetismo spunta come un fungo dopo la pioggia, quando passi da un sistema a un altro, in modo del tutto naturale. Quindi è ovvio che sono la stessa cosa. Sono uno l'effetto relativistico dell'altro. In teoria potremmo fare a meno del campo magnetico. Certo, ci complicheremo la vita, dobbiamo tenere conto della trasformazione di Lorentz anche a velocità bassa. Però sarebbe un passo avanti. Quindi se lo teniamo, non lo buttiamo via, la mia era una provocazione ovviamente. Però la sua natura nasce da lì. Ok? Mi fermo qui.